Buon pomeriggio da Angelo Nai. La 30ª giornata vede opposte le formazioni di San Donato e Pianese ed è una partita importantissima per ambedue le squadre che sono in lotta per obiettivi d'alta classifica. Il San Donato per vincere il campionato, la Pianese invece per avvicinarsi all'obiettivo playoff. Tanto finta di Buzzegoli che passa in mezzo, conclusione Crispino subito, perfetto nell'uscita, blocca, buona palla per Lepri che mette la palla in mezzo per Tascini, si gira, prova a metterla in mezzo, chiude bene Brenna, avanti bene Tascini, colpo di tacco verso Condai, passa Condai, difende perfettamente con il corpo Ciurli, ma è una buona trama quella della Pianese. Russo prova a puntare Marino, scappa Russo, con che velocità Russo si accentra, prende una buona posizione di campo, ha salvato Simeoni, Pianese che ha corso un pericolo importante, ma quando Russo parte dall'esterno e si accentra diventa veramente devastante. Stop per Russo, attenzione a Russo, Russo, Russo si accentra, Russo alto, questa è stata un'occasione clamorosa, ha deviato un difensore della Pianese. Ancora per Lepri, combinano 9-10, Lepri sterza, Lepri interno, Lepri esterno, Lepri conclude e c'è il vantaggio della Pianese. Ha segnato Lorenzo Lepri, un gol strepitoso del numero 10 che ha sterzato e è andato internamente. La Pianese passa in vantaggio, super giocata di Lorenzo Lepri. Occhio al numero 15 che arma la conclusione, Diamante Crispino, la tiene lì con una super parata, era difficile finirla. Borghi. Buzzegoli, super palla a cercare Russo, esce Crispino, conclude in porta, arriva perfettamente Folino a salvare la Pianese, uscita a vuoto di Crispino, pericolosissima. Colpo di testa per Russo che conclude al volo, Crispino in tuffo plastico, salva la Pianese. Sta per iniziare il secondo tempo di un importantissimo San Donato Tavernelle contro la Pianese. Parte Tascini, è una finta, invece va trovato, che conclude, traversa clamorosa per la Pianese, la tiene lì con Dai che conclude, traversa clamorosa colpita dal mancino di Giordano Trovade, a un passo dal 2-0 la Pianese, palla verso Trovade, la tiene in campo, il pallone per Lepri, 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 2-0 della Pianese, pazzesco Lorenzo Lepri, pazzesco Lorenzo Lepri, doppietta per lui, ma che assist che ha pescato Giordano Trovade a inizio secondo tempo. La sua corsa, va via Condai, se ne va Condai, ancora Condai, porta palla. Attende l'arrivo del compagno Tascini che sterza verso l'interno, prova a concludere. Palla Sibile al lato. Occhio al pallone in avanti, un po' lungo dato dal numero 20. Guidi che ha cercato forse un pallone anche un po' complicato. Rosini recupera e adesso può azionarsi il contropiede della Pianese con Rosini che porta palla, è un 2 contro 1, Rosini si accentra, Rosini fino in fondo, Rosini, Rosini si è allungato il pallone, ha recuperato in modo eccezionale il numero 6 Pisaneschi. Ricci invita Condai a giocare un passaggio verso Marianeschi, poi Modic d'esterno, che palla per Ambrogio, fermato in modo eccezionale da Cardelli, ma che palla d'esterno di Modic. Finisce qui, triplice fischio del direttore di gara, la Pianese spugna il campo del San Donato con una straordinaria prestazione e vince 2-0 con la doppietta di Lorenzo Lepri, una grandissima Pianese per atteggiamento e per qualità espressa in campo che si rilancia anche per la zona playoff. Per oggi è tutto, quindi appuntamento mercoledì, la partita che verrà opposta Pianese ed Arezzo. Un saluto da Angelo Nai. Mister, oggi una grandissima partita, una grandissima Pianese, una prova di carattere eccezionale, ottimi dal punto di vista difensivo, bravi in attacco a creare gli spazi, soprattutto un buon giro palla, nonostante il San Donato nella prima parte di partita giocasse molto a scavalcare la difesa con i palloni alti, la Pianese non ha mai rinunciato alla sua idea di giocare palla bassa e il primo gol arriva proprio da una bella azione. Sì, è una partita strana, sapevamo di incontrare una squadra abbastanza tipica, una squadra molto spaccata, una squadra che costruisce 4 più 1 abbastanza bassi e poi con 5 giocatori veramente al limite dell'area, c'era bisogno di fare una prova difensiva di spessore, abbiamo concesso un paio di situazioni nel primo tempo
dopo pochi minuti che mi sono piaciute poco dal punto di vista didattico, però siamo stati bravi, sapevamo che si potevano aprire tanti spazi, sapevamo che dovevamo lavorare con queste palle alle spalle di Buzzegoli, gli spazi c'erano, siamo stati bravi sulla transizione ad aprirla. Poi devo dire che abbiamo cambiato qualcosina dal punto di vista di giocatori, abbiamo rischiato praticamente nulla. Dopo il 15°-20° del primo tempo, sinceramente non mi ricordo, il secondo tempo mi pare che Crispino abbia fatto qualche intervento, anzi abbiamo rischiato di finirla anche grossa, perché se contiamo la traversa e due o tre situazioni alla fine potevamo anche chiuderla anche in maniera un pochettino più larga, però stiamo parlando di perfezione, noi siamo stati bravissimi, bisogna fare un grosso complimento alla squadra, ma veramente grosso, perché ha saputo soffrire. Stiamo parlando di una squadra qua prima in classifica, che ha fatto 81 gol fino ad oggi, siamo riusciti a non prenderlo. Qua aveva vinto solamente una squadra, credo che questo sia veramente un risultato di grandissimo spessore, che credo che anche la società spero che possa ricordare a lungo. Mister, io spesso riavvolgo il filo, no? Pensando a dove siamo partiti quando è arrivato lei, dove è partita questa Pianese. Mi ricordo i primi 30 minuti di Poggi Ponzi, fu un'ottima Pianese, una Pianese che aveva creato e che si disunì alla prima difficoltà. Oggi è una squadra più consapevole, che grazie ai risultati, grazie alle convinzioni, alle idee, sia offensive che offensive, è diventata una squadra più consapevole e che può giocarsela alla pari con tutte senza avere problemi. Sì, fa parte del nostro percorso. Io lo dissi anche dopo la partita di Poggi Ponzi, me la ricordo molto bene quella partita. C'era la grossa convinzione che questa fosse una squadra che avesse dei margini importanti di crescita. Dopo 4 mesi ci ritroviamo ad avere ormai una squadra che ha della consapevolezza e soprattutto riesce ad aggrapparsi a dei concetti ormai ben saldi. Stanno crescendo tanti giocatori. Questo è frutto del lavoro che facciamo durante la settimana, quindi bisogna veramente di nuovo fare un applauso a questi ragazzi che durante la settimana lavorano veramente tanto, e questi poi sono i frutti che raccogli quando lavori, quindi bravi loro.